Sarà appunto possibile fare l'autotesting per iniziare e per finire l'isolamento in caso di positività. Chiaramente è una specie di patto di alleanza che si fa con i cittadini e si deve confidare sul loro senso di responsabilità. Potranno farlo esclusivamente i residenti in Regione Emilia-Romagna con fascicolo sanitario elettronico attivato e che abbiano già ricevuto la terza dose. Per fare l'autotest si possono utilizzare i test che riportano un marchio CE seguito da un codice a quattro cifre e la lista dei test validati è disponibile sul sito della regione. Allora, il cittadino farà il test, poi dovrà caricare sul fascicolo sanitario elettronico chiaramente l'esito del test, la data e l'ora di esecuzione, il codice del test, il lotto e la scadenza. Poi sul sito andrà caricata la foto del test. È una sorta di autodichiarazione che poi in sostanza è una spunta di asintomaticità. È chiaro che la persona in caso di sintomi è bene comunque che si rivolga al proprio medico di medicina generale, insomma. Certo. E naturalmente tutta questa procedura, come dicevamo, riservata a chi ha effettuato anche la terza dose, ecco, vorrei che fosse chiaro che esclude i contagi in ambito scolastico, così come anche le altre novità introdotte a partire dalla settimana scorsa, ad esempio la chiusura dell'isolamento e della quarantena con un tampone rapido fatto in farmacia. Questo è un passaggio secondo me importante da sottolineare. Allora sì, ripeto, possono farlo esclusivamente le persone che hanno ricevuto la dose booster. Il tampone dà origine all'inizio di isolamento, in caso sia positivo. Nel momento in cui viene fatto il tampone di chiusura, partirà in automatico, la guarigione da parte dell'azienda. Ora, una cosa che vorrei ricordare è che il tampone di fine isolamento in caso di positività non va mai anticipato, ma va effettuato al settimo giorno perché sono persone che hanno già avuto il booster. E il settimo giorno contando come giorno di effettuazione del tampone il giorno zero, quindi si comincia a contare i 7 giorni, si cominciano a contare dal giorno successivo a quello di effettuazione del tampone.